da dove vieni? Io vengo da Paola, provincia di Cosenza, Calabria. E lascia la sua famiglia? Io lascio la mia famiglia e lascio un bambino con, in situazione di gravità, con handicap grave. E penso che sia una cosa innaturale questa. Ho accettato, sì, di mia, ho fatto domanda, certo, perché era un'opportunità. Però ci sono molto dei contro molto... molto gravi, cioè molto pesanti da sopportare. Dopo 17 anni di insegnamento a Catania mi trovo trasferito, grazie all'amico Renzi e alla sua cara ministra, a Genova, a 1400 km di distanza. Lascio moglie e due figli. Io sono nelle graduatorie sia permanenti che vincitrice, che idonea al concorso. Penso che sia una cosa non naturale portare da gente del sud qui al nord, non perché ci stiamo male, ma perché lasciamo la nostra terra a cui siamo molto legati. Noi stiamo anche molto bene giù al sud, basterebbe un pochino di lavoro in più. E non si è creato lavoro al sud in questo modo, ma soltanto una deportazione di gente con una certa cultura, con una certa mentalità positiva dal sud al nord. Si è impoverita comunque la nostra terra. Premesso che a Catania fra 4 giorni, 5 giorni ho la chiamata con la graduatoria d'istituto. Siccome arriva dopo giorno 11 non posso ritornare su Catania. Una cosa molto 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 strana, non organizzata, non saputa gestire. Io avrei preferito che si fossero aperte le graduatorie permanenti, fossero messi in ruolo tutti i primi in graduatoria e così e soprattutto le nuove. Per esempio in provincia di Cosenza ci sono state 35 incarichi annuali, questi posti ci sono da diversi anni, potevano essere comunque messi a disposizione per l'immissione in ruolo e non per i contratti a tempo determinato. Il liceo qua ci fanno solamente la chiamata e poi ci dicono dove ci fanno fare il contratto probabilmente e ci spediscono nelle scuole per cui siamo stati chiamati. Io insegno elettrotecnica, quindi dovrei andare a un istituto tecnico industriale o un professionale. Aspettiamo.